E ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ci siamo qui per pronosticare la primissima, come state vedendo, la primissima partita dell'Europeo Italia contro Turchia. Le regole le ho fatte io. Allora, cioè le regole di questi pronostici qui, ovviamente. Allora, ve li spiego, ve le spiego. Sono la partita fase gironi, ottavi, quarti e semifinali. Verranno giocate in volta. La partita durerà 3 minuti. In caso di pareggio, alla fine di questi 3 minuti si andranno a fare altri 3 minuti. In caso ancora di pareggio, però, se saremo nella fase a gironi, attenzione qui a porta libera, qui gol. Ok, gol, 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 va bene. In caso ancora di pareggio, al secondo tempo, diciamo. Sempre che durerà sempre 3 minuti. Se siamo in fase a gironi terminerà in pareggio, mentre se siamo in ottavi, nella fase di eliminazione diretta, si andrà a fare i supplementari di volta, quindi che dureranno 1 minuto e basta, perché i rigori non si possono fare. Si giocheranno in 4 contro 4, tranne la finale, 2-0, tranne la finale che si farà una partita reale, quindi nel campo vero, no? Quindi in volta. Nella modalità vuota, scusate. Lasciate 3 mi piace, andremo a pronosticare anche le. No, dai, no, 3 dai 5, 5. A pronosticare anche la prossima partita dell'Europeo. Io vi ringrazio per le 174 iscrizioni. Stiamo aumentando sempre di più e vi ringrazio immensamente. Ci sarà un video, vi dico già. Che ringrazierò tutte le persone che so che si sono iscritti veramente, perché ci sono stati casi di furbetti, essendo ironici ovviamente, dai, alla fine è fantastico avere un canale con voi che mi vedete tutti i giorni, o meglio, quando faccio video. Sono contentissimo perché come vi ricordate di Riccardo? È comparso in alcuni miei video, intanto 4-0, strage dell'Italia. A lui è andato male e sono contentissimo, quindi a me per ora non credo, almeno non, lo spero, che non mi andrà mai male. Ci saranno qualche delusione, ma non è il momento di parlare, quindi vi ringrazio con tutte le iscrizioni, grazie mille. Dato continuiamo, minuto e 17, stiamo 4-0, quindi credo partita oramai blindata. Dobbiamo solo pensare a difendere e magari dare un po' di spettacolo ancora. Io vi ricordo la live che è in programma domenica 20. Faremo la simulazione dell'evento della WWE. Visto che non abbiamo fatto quella di WrestleMania Backlash, che avevo anche preparato un'arena speciale. Se non mi sbaglio sarà il 20 giugno, ovviamente, poi vi dirò l'orario, vi dirò tutto quanto. E sarà Elina Cell, se non mi sbaglio. Dopo ovviamente poi vi informerò di tutto. Tanto continuiamo ancora 46 secondi, palo, palo, palo. Comunque alla fine non importa se prendiamo qualche gol. Perché si allontana dal pallone? È una bomba. Ah, di nuovo due tiri. Ok. Abbiamo recuperata, l'abbiamo ripersa a 20 secondi, mancano. Vediamo se riusciamo a fare ancora un gol. No! Palo. 12 secondi, 10. Andiamo avanti, qui esce pure il difensore, quello che si metteva in porta. No, finisce così. La partita è terminata, ragazzi. Sì, ora ci sarebbe l'intervallo, ma con le nostre regole la partita è terminata. Vedete qui, ovviamente ho sempre la scritta intervallo. Io vi ringrazio per aver visto questo pronostico. Vi ricordo 5 mi piace e andremo a fare anche il pronostico della prossima partita. Vi ricordo la live, quindi vi ho detto tutto, meno spero, e mi raccomando, iscrivetevi, campanellina, e ci vediamo domani per un prossimo video. Ciao ciao.